Ciao ragazzi da Vittorio, oggi è il 9 maggio e aspettiamo tutti con ansia il progetto dello stadio Flaminio. Claudio Lotito aveva detto più volte in realtà che avrebbe presentato il progetto o a fine aprile o a inizio maggio. Beh, siamo al 9 maggio, direi che il mese è iniziato da un po', ma io in giro notizie del progetto non le ho viste e la cosa onestamente mi inizia a infastidire. Abbiamo letto settimana scorsa una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, ovvero che la Lazio avrebbe presentato un progetto per il centro commerciale che sarebbe stato bocciato dal Comune di Roma. Adesso, un paio di cose su questo argomento, perché la Lazio che fa? Presenta il progetto per il centro commerciale e non per lo stadio? Sembrerebbe una follia, una cosa che non ha senso. E già questo vi fa capire che la notizia uscita la scorsa settimana è poco credibile. E poi io ci vivo in zona Flaminio, ci ho vissuto in zona Flaminia. Dove lo vuoi fare il centro commerciale allo stadio Flaminio? Che fai? Abbatti le case. Adesso, io non so se chi ha pensato a questo articolo viene dalla Luna, non ha mai vissuto a Roma, non è mai passato davanti allo stadio Flaminio. Ma dove vuoi fare il centro commerciale allo stadio Flaminio? Togli Corso Francia, togli Viale Tiziano, abbatti tutte le case e via. È impossibile fare un centro commerciale vicino allo stadio Flaminio. Non ci vuole un genio, non sono un genio, ve lo dico io che non si può fare il centro commerciale allo stadio Flaminio. Uno dei problemi di uno stadio in mezzo alla città è che non puoi fare il centro commerciale. Non l'ha fatto l'Arsenal a Londra, non l'ha fatto il Chelsea, non lo fa nessuno che vuole o che ha lo stadio in centro della città. Il vantaggio dello stadio al centro di Roma è che è facilmente raggiungibile. Turista che passa da Piazza del Popolo 2 minuti ed è allo stadio Flaminio e là puoi fare i negozi all'interno dello stadio, non devi fare un centro commerciale a parte e puoi fare incassi durante tutta la settimana anche quando non si gioca. Ma il centro commerciale è impossibile e quindi la notizia uscita la scorsa settimana mi ha fatto molto ridere e credo che sia di vero zero zero. Però resta il fatto che siamo al 9 maggio e questo progetto non si è visto. Inizio maggio posso concederti fino al 15 maggio, anche se il 15 maggio è metà mese, quindi non è più inizio maggio. Ecco, inizio a preoccuparmi perché temo che Lotito stia usando questo progetto Stadio Flaminio in realtà per illudere i tifosi, distrarli se volete e guadagnare tempo. Poi, secondo me, dirà: ci sono problemi, il comune mi ha detto di no, eccetera. Il comune, e l'ha ribadito anche la settimana scorsa, al momento non ha ricevuto niente da Claudio Lotito e dalla Lazio, assolutamente niente. Per cui, se Lotito domani dice mi hanno bocciato il progetto, in realtà lui il progetto non l'ha consegnato. E attenzione, perché lo Stadio Flaminio potrebbe essere la svolta per la Lazio, perché costruire uno stadio di proprietà al centro di Roma consentirebbe alla Lazio di incrementare in modo notevole i ricavi, che è il punto debole, il tallone d'Achille, se volete, della Lazio di Lotito. Perché Lotito, e qua bisogna essere onesti, è stato bravissimo a tagliare i costi della Lazio. La Lazio aveva dei costi ingenti, con Lotito questi costi sono stati ridotti, forse anche troppo, perché poi andiamo a vedere l'organigramma della Lazio e ci sono solo due dirigenti. Ma Lotito è stato bravissimo a tagliare i costi. Il problema è che il taglio dei costi ha provocato anche il taglio dei ricavi e la Lazio incassa un terzo, un quarto, un quinto degli altri grandi club italiani e questo fa sì che sul mercato la Lazio può investire un quarto, un quinto, un sesto, un decimo di quello che fa Juve, Milan, Inter e Roma. Per questo lo stadio di proprietà sarebbe fondamentale per la Lazio perché consentirebbe di aumentare i ricavi. Ma mi sembra che Lotito ci sta illudendo perché il progetto non arriva. Attenzione, bisogna anche dire una cosa: se, e uso condizionale perché il tempo passa e non si vede niente, la Lazio dovesse veramente costruire lo stadio di proprietà, ovviamente Lotito verrà ricordato come il presidente della Lazio che ha fatto lo stadio e ha cambiato il futuro di questa società. Ma se non lo dovesse fare, ecco, rimarrà quello che ne ha parlato, ma poi non ha mai fatto niente per farlo. Lotito può, e di questa la cosa che mi fa impazzire, perché i tifosi della Lazio, almeno la stragrande maggioranza mi viene da dire,
contestano Lotito. Se Lotito facesse lo stadio, molti cambierebbero idea, perché Lotito ti ha portato lo stadio di proprietà, non solo lo stadio Flaminio, non lo stadio a Fiumicino come inizialmente voleva fare, uno stadio che consentirà alla Lazio di aumentare i ricavi, andare allo stadio sarà finalmente un'esperienza positiva, eccetera, eccetera. E quindi Lotito ha una grande chance veramente di ribaltare tutto, di far cambiare idea ai tifosi, e invece perde tempo, e invece questo progetto non si evidenzia, questo progetto non viene mai presentato. E questa cosa mi fa impazzire, perché fossi io Lotito avrei presentato un progetto non ieri, un mese fa, perché prima lo fai, prima ti muovi, prima lo costruisci. Ecco. Qualcuno dice è un problema economico. Sicuramente costruire uno stadio non è economico, non è facile e c'è bisogno di soldi. Ma io credo che puoi usare il credito sportivo che è stato fondato per quello. Puoi parlare col Comune di Roma che ha il massimo interesse di aiutarti. Puoi trovare uno sponsor, che è vero che è il problema della Lazio, ma se tu vai a uno sponsor importante e dici io prendo lo stadio al centro di Roma, vuoi sponsorizzarlo, vuoi mettere il tuo nome allo stadio, eccetera, eccetera, io credo che i sponsor correrebbero, perché, non so, dico, Coca-Cola tutto intorno allo stadio Flaminio è una pubblicità mica male per il brand Coca-Cola, come per Emirates, eccetera, eccetera. Per cui non dico che ci sarebbe la fila, ma sicuramente la Lazio non dovrebbe avere grandi difficoltà a trovare uno sponsor che ti sostiene nella costruzione, nel costo dello stadio. Però questo progetto deve essere presentato. Se entro il 15 non dovesse arrivare questo progetto, allora mi sentirei preso in giro da Claudio Lotito, e credo che questo affosserebbe la situazione, la posizione di Lotito, che già è criticato per il calciomercato. Se ci ha illuso per 2 anni sullo stadio Flaminio, veramente credo che sarebbe la sua fine, da un punto di vista sportivo, intendiamoci. E quindi mi auguro che Lotito, prima di poi, consegni questo progetto e che sia un progetto fattibile e bello, perché la Lazio si merita lo stadio Flaminio. Ovviamente questo è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi qua sotto. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 8 con un nuovo video con Good Morning Lazio. Grazie ragazzi.